Quella che vediamo è la pagina della Nasona, dove il 13 ottobre 2022 diffonde la notizia che la navicella spaziale Lucy, ovviamente della NASA, ha scattato questa immagine della Terra e della Luna da 1.400.000 km di distanza. L'immagine è stata scattata come parte di una sequenza di calibrazione dello strumento mentre il veicolo spaziale si avvicinava alla Terra per il suo primo dei tre assist gravitazionali terrestri e... Ma... che distanza c'è fra la Terra e la Luna? 384.400 km in media. Ah, e se dividiamo questa distanza col diametro della Terra, che... quanto è il diametro della Terra? 12.742 km. Ah, e se dividiamo questi 384.400 km col diametro della Terra, che è di 12.742 km, otteniamo 30,167. Significa che in questa distanza Terra-Luna, la Terra ci sta circa 30 volte. Eh? Secondo la fotografia ce ne stanno solo 16 e mezzo di terre. Quindi? Ah, capisco. Voi dite che si tratta di prospettiva. Oh, ci sono tanti video sulla prospettiva e c'è una playlist completa se qualcuno vuole andare a vedere. E va bene, ma se la Luna e la Terra sono sempre illuminate dallo stesso Sole, com'è che nel momento che vado a regolare contrasto e luminosità, la Luna, a differenza della Terra, rimane illuminata in parte? Mistero della fede. Per le vostre libere ricerche dal sito web www.tinelli.eu scorrete col menu a tendina che trovate in alto a destra per approdare al fornito indice alfabetico dove trovate oltre 2500 voci dei video con le mie ricerche o le mie traduzioni per fare le vostre indagini personali e scoprire la fantastica palla della palla. Per i pigri, le pigre, indottrinati, le indottrinate, i credenti, le credenti, rimanete pure a crogiolarvi come una rana bollita nel sistema menzoniero. Ma per i curiosi e le curiose avete a disposizione la possibilità di sollevare finalmente il pesante tendone che nasconde il retro della scena, dove vi attende la verità. E la verità vi rende liberi. Liberi.